Sì, buongiorno, buongiorno. Grazie a voi in realtà. Se, per me non è solo un dovere come direttore, ma è un piacere essere qui oggi in mezzo a voi a darvi un ulteriore saluto. In realtà il saluto così bello, così appassionato l'ha fatto già il Presidente, quindi diventa difficile anche per me aggiungere qualcosa rispetto a una parola di saluto. Però dicevo, è un appuntamento. Questi, come un po' tutti gli altri che sono organizzati dai nostri organi interni che si occupano di queste materie, in particolare il CUG o anche l'OIV, che mi trovano sempre particolarmente e convintamente attento, perché credo che non siano solo discussioni da scrivania o un modo come un altro per parlare un paio d'ore tra di noi di cose che tanto poi finito questo seminario non avranno nessuna incidenza nella vita lavorativa. Ma riprendendo anche un po' lo spunto, io qualcosa la dirò ancora dopo, dalle ultime parole che diceva il Presidente, ci siamo resi conto di come parlare di benessere organizzativo, anche in una situazione complicata, difficile come la nostra di questi ultimi anni, non è un esercizio, vorrei dire, di stile, ma diventa una connotazione sostanziale della nostra attività e per la nostra attività di tutti i giorni. Quindi un saluto e un ringraziamento innanzitutto alle colleghe che sono qui sul tavolo, intanto un indirizzo di saluto e di benvenuto alla professoressa Servidori che ogni anno come consigliera nazionale di parità ci fa il piacere e l'onore di essere con noi in questo momento. Alla responsabile fino ad oggi dell'organismo di valutazione Diana Ponte e alle presidenti del CUG che rappresentano in qualche modo, non mi piace dire passato, presente e futuro dell'istituto, ma in qualche modo rappresentano la continuità e la attenzione che l'istituto mette e continua a mettere verso questa tematica che non è più parità ma diventa garanzia appunto di situazioni e che sono rappresentate da Mimma Belli e da Maria Concetta Giunta, che di questo organismo, non dimenticando peraltro, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, Emi Morroni che ha presieduto e che è qui seduta, ci sei Emi? Sì, ti ho visto, sì, ecco. Che ha presieduto l'allora organismo si chiamava di parità, che hanno contribuito, diciamo, in maniera decisiva, con le loro presidenze ad affermare questo concetto nel nostro istituto. L'anno scorso io, aprendo i lavori della giornata sul benessere organizzativo, avevo volutamente in qualche modo richiamato ed evidenziato il legame forte che esiste tra il benessere organizzativo e la ricerca di qualità. L'avevo in qualche modo indicato come la precondizione, il benessere organizzativo, affinché si possa arrivare e produrre una ricerca di qualità. E questa è un'affermazione che ancora oggi, dopo un anno, alla vigilia anche di scelte importanti per lo statuto, mi trova ancor più consapevole, ancor più radicato in questa stessa affermazione. Ed è questo il motivo per cui, per esempio, ho deciso insieme ai colleghi di prevedere un apposito indicatore nel piano della performance, che è un piano attribuito direttamente alla mia responsabilità, proprio un indicatore relativo al monitoraggio del livello di benessere organizzativo che è presente nel nostro istituto. Come penso avete già avuto modo di vedere e spero potrete notare nel corso della giornata, nel corso del vostro incontro, posso dire che alcuni strumenti sono migliorati rispetto al precedente anno e sono state anche approfondite alcune analisi. Dallo scorso anno, come dicevo, sono intervenute non poche novità, per la vita dell'istituto e non di secondo conto. Qualcuna è stata già illustrata dal Presidente, ma intanto finalmente l'approvazione dello statuto dell'ISPRA e quello che nei prossimi 6 mesi siamo chiamati a delineare con l'articolazione di secondo livello e tutta una serie di strumenti di carattere amministrativo e organizzativo che ne fanno in qualche modo da corollario. L'assetto istituzionale dell'istituto, che solo di recente e dopo un percorso che giustamente è stato definito tortuoso dal Presidente, ha ritrovato un assetto compiuto nelle figure apicali di indirizzo politico e anche ringrazio per la fiducia il Presidente del Consiglio di Amministrazione anche rispetto alla direzione, al vertice amministrativo. Peraltro è un'occasione questa per ringraziare
i colleghi che mi hanno accompagnato nei 4 mesi, non è stato un periodo breve in cui, come diceva il Presidente, grazie anche all'intuizione del precedente Consiglio di Amministrazione, attraverso la proroga della mia figura, del mio ruolo direttoriale, siamo riusciti tutti quanti insieme a garantire comunque che la vita ordinaria dell'istituto andasse avanti nonostante le incertezze, più che incertezze, diciamo, le farraginosità amministrative e burocratiche legate al processo di nomina del Presidente e quindi del reinsediamento del Consiglio di Amministrazione. In un rapporto direi reciproco, penso che da un lato questa indagine possa fornire informazioni utili proprio nella fase in cui stiamo riscrivendo di fatto l'assetto organizzativo e dall'altro penso che definire la nuova struttura organizzativa potrà incidere in maniera determinante sul miglioramento delle condizioni di lavoro dei colleghi. Così come non posso dimenticare durante quest'anno il completamento della riorganizzazione logistico-strutturale, in primis, ma lo cito solo come dato che mi viene immediatamente alla memoria, la realizzazione del polo laboratoriale. Che credo possa anche questo avere degli effetti positivi sul livello di benessere. E questo studio che viene oggi presentato e di cui oggi discutete è peraltro frutto di una sinergia importante, secondo me, realizzata tra due organismi dell'Istituto e giunge proprio a conclusione di un primo ciclo di vita che era costituito al primo triennio del Consiglio di Amministrazione. Come dicevo, sono terminati e sono non solo i mandati dell'OIV, del presidente del CUG, incarico che è passato dalle mani capaci, esperte, attente di Maria Belli a mani altrettanto attente, capaci ed esperte, quelle di Maria Concetta Giunta, così come appunto dallo scorso anno e dall'inizio di quest'anno abbiamo una nuova struttura di vertice. Però non vorrei che l'incontro di oggi fosse semplicemente un bilancio della situazione, ma attraverso l'esame di ciò che è stato fatto negli ultimi 3 anni, possa essere invece un punto di partenza per costruire un nuovo assetto. Ecco, penso però che la sinergia che si è creata tra questi due organismi e che oggi vede in qualche modo la realizzazione attraverso questo studio sia un segnale positivo rispetto a quello che io vorrei fosse, come il Presidente peraltro auspicato, la felice contaminazione, la felice sinergia che si deve creare tra tutti i nostri uffici. Devo essere sincero, abbiamo fatto dei grandi passi avanti rispetto a quando ISPRA in qualche modo è nata, questa strana creatura dal nome altrettanto strano e singolare che evocava anche altri nomi di altre situazioni, peraltro con felice, anzi non so quanto felice scelta del Parlamento, sono riusciti a trovare un nome che era esattamente uguale al nome di una località, facciamo ancora qualche confusione, anche se rispetto all'inizio adesso, quando si parla di ISPRA, la prima situazione che viene in mente è la nostra e poi la situazione, diciamo, di Varese. Però, insomma, certamente non è stato facile neanche da un punto di vista della denominazione. E questa esperienza sinergica tra OIV e CUG, a cui devo aggiungere, e mi fa piacere aggiungere quella dell'esperienza del servizio prevenzione e protezione, è una sinergia che si è dimostrata felice, positiva, concreta, fruttuosa. Io riflettevo l'altro giorno, a volte, diciamo, fa bene, almeno a me fa bene, sia perché, ripeto, studi che ormai passati da qualche anno, io ho fatto il liceo classico, come credo qualcuno, molti di voi in questa sala, e quindi ogni tanto rivado, ripenso all'etimologia delle parole, no? Sinergia è la felice sintesi di due termini greci, ergos, forza, e siun, insieme. E se ci riflettiamo ogni tanto riusciamo a capire cosa significa. Non è semplicemente mettere insieme, ma è mettere insieme una forza. E noi questo siamo. Siamo effettivamente, lo diceva anche prima il Presidente, richiamando le dimensioni quantitative di tutto il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, siamo una forza considerevole. Questa forza deve avere la capacità, e quando dico capacità intendo non solo la capacità tecnica, ma la capacità che passa attraverso la convinzione di ciascuno di noi di mettersi insieme. Se una delle cose che, se devo proprio dire, e penso che le giornate di studio servano anche a mettere in evidenza qualche cosa, qualche sbavatura, se volete,
Ecco, se proprio devo dire qualcosa che mi piacerebbe portare avanti nel prossimo triennio, che poi è il secondo e per quanto mi riguarda certamente ultimo, anche per norma statutaria, oltre che per convinzione circa la non insostituibilità di nessuno nei posti della pubblica amministrazione italiana, ecco, devo dire che accanto a questa capacità, a volte, quello che io vedo che ancora manca è la convinzione di ciascuno di noi. Non tanto di essere forza, quanto di volerci mettere in relazione con l'altro. Ci sono ancora degli atteggiamenti che, usando una metafora calcistica, visto che siamo ormai vicini ai campionati del mondo, l'ho usata anche la settimana scorsa parlando di deposito per i rifiuti nucleari, vedo qualche atteggiamento difensivo. Insomma, mi piacerebbe proporre un modulo più offensivo, forse anche un modulo più equilibrato rispetto alle sinergie che si possono creare, e non semplicemente magari assistere a qualche schema tattico prettamente difensivo, che vi assicuro, credetemi, è ancora presente all'interno del nostro istituto, forse più come retaggio di vecchie concezioni che non come convinzione personale di ciascuno di voi, perché poi a parlare con ciascuno di voi, colleghi, nei limiti in cui questo me lo consente, io anzi lo considero una grande ricchezza, la possibilità di scambiare personalmente sempre con voi opinioni. Si vede come invece la situazione, almeno apparentemente, sia diversa. Sinergie quindi che, se opportunamente sfruttate, permetteranno all'istituto di conquistare la posizione di eccellenza nel settore, ma più che per dire quanto siamo bravi o per dire che siamo primi in un ipotetico mondo, in un'ipotetica scala, io direi, riprendendo anche ciò che ha detto il Presidente, per rispondere a quello che è un preciso mandato del Parlamento e del Paese. A me non interessa, per quanto riguarda la mia funzione di direttore, essere primo in una, come dire, in un'ipotetica competizione con gli altri istituti di ricerca o le agenzie di controllo. Non è questo il punto fondamentale. Il punto fondamentale, secondo me, è però essere all'altezza di ciò che il Paese e il Parlamento ci chiedono, e di ciò che i cittadini e anche noi stessi ci aspettiamo dal nostro istituto. Siamo in un periodo in cui l'istituto sta compiendo scelte importanti. Ho citato, ma solo a volo così, la settimana scorsa, l'emanazione delle linee guida per la realizzazione del deposito di rifiuti nucleari in Italia, un adempimento tecnico che il Paese aspettava da soli 31 anni. Siamo in queste settimane, in questi mesi, impegnati insieme agli altri organismi che compongono il Sistema Nazionale di Protezione Civile a risolvere definitivamente il problema della Concordia, che è un'altra sfida che non è secondaria. Ci avviamo nel prossimo mese a lanciare la consultazione pubblica per quanto riguarda i temi delicatissimi della strategia marina. Potrei andare così fino a dicembre, perlomeno a memoria, ma ve lo evito per non rubare molto tempo. Così come vorrei che questa convinzione fosse una convinzione di sistema, lo diceva il Presidente prima. Abbiamo bisogno di convincerci che siamo un istituto, ma ancora di più che costituiamo tutti quanti insieme alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, e provinciali ovviamente, che siamo un sistema, non siamo dei solisti. L'ho detto anche la settimana scorsa a Perugia, intervenendo a un convegno sui LEPTA. Non possiamo neanche pensare di essere sistema in un'ottica di mera sommatoria delle nostre singole organizzazioni. Siamo sistema se riusciamo a sviluppare effettivamente terreni comuni di incontro e sinergie effettive di confronto e di azione. Nessuno pensi che il sistema sia solo mettere in fila in maniera alfabetica o numerica le nostre realtà attualmente esistenti. Non ne veniamo fuori, non saremo punto di riferimento, non saremo ciò che il paese ci chiede. E quindi mettere a fattor comune competenze, conoscenze, la contaminazione dei saperi che voi, colleghi tecnologi e ricercatori, mi avete così ben insegnato in questi anni, che ho quasi dimenticato la mia provenienza, e ne vado particolarmente orgoglioso. Un modus operandi che diventa peculiare nel ruolo che abbiamo di istituto di ricerca. Rete di conoscenza che mi avete insegnato si costruisce soprattutto col confronto, con lo scambio di esperienze, con la collaborazione, per individuare
soluzioni più idonee. Ecco, un altro fattore importante. Non arrocchiamoci dietro o dentro le nostre posizioni tecnico-scientifiche. Cerchiamo di unire, io lo dicevo stamattina a colleghi che saranno fra pochi minuti impegnati in una riunione delicatissima, vi prego di unire rigore tecnico-scientifico a buon senso, a ragionevolezza. Poi le nostre scelte sono le nostre scelte e sapete, questo c'entra poco forse col benessere, ma ne approfitto per lanciare questo piccolo, che rispetto ad altri fattori o ad alcune scelte di cui si parla tanto oggi sui giornali, purtroppo per aspetti di carattere giudiziario penale, che insomma sarebbe stato meglio non avvenissero, ma proprio rispetto a queste scelte il punto di vista tecnico-scientifico dell'ISPRA non è mai indietreggiato, la posizione non ha mai avuto cedimenti, non è mai indietreggiata di un centimetro. E anche se questo all'inizio veniva visto come una sorta di resistenza a un certo tipo di ragionamento, oggi invece viene vista non da me, neanche dai giornalisti. Un po' di più mi può interessare dal punto di vista della magistratura, ma viene vista soprattutto dai cittadini come un baluardo rispetto a tentativi di sfruttare o di non tutelare, di non proteggere l'ambiente. E credo sia anche questo uno dei motivi per cui la credibilità dell'istituto è aumentata nei confronti dell'opinione pubblica e anche dei movimenti esterni. Ecco, voglio però tornare e chiudere, restando in ambito gestionale, a tutti quei progetti di ricerca e di innovazione che ci hanno visti coinvolti in questi ultimi periodi. Voglio citare una sperimentazione particolare guidata dal Formez per conto dell'ANAC, che ha per oggetto lo sviluppo di modelli per la gestione del ciclo delle performance, così come proprio in materia di benessere organizzativo siamo stati coinvolti sempre dall'ANAC per testare l'applicazione di gestione delle rilevazioni del benessere organizzativo. E quindi per concludere, direi che integrare l'attività delle nostre strutture non è semplicemente come dire, un debito, un obbligo, scusate, d'ufficio, ma diventa esigenza. Penso in particolare ai temi dell'integrazione tra la gestione della performance e la gestione della prevenzione della corruzione. Mi fa piacere peraltro vedere, adesso mano a mano che riesco, adesso vedo meglio, diciamo, diminuisce la vista da vicino, ma gradatamente riesco a vedere meglio da lontano. La presenza qui di tutti i capi dipartimento mi fa particolarmente piacere. C'è un tema di integrare, dicevo, la gestione della performance con la gestione della prevenzione della corruzione e della trasparenza. C'è il collega Lacommare che vedo seduto. Le azioni positive contro le discriminazioni per attuare le pari opportunità e per realizzare la parità di genere. Voglio quindi veramente augurarmi un consolidamento e la diffusione di modalità collaborative ed integrative nel nostro istituto e con i nostri partner, anche sfruttando l'istituto della consigliera nazionale di parità. Io mi sono occupato di queste tematiche in un'altra fase della mia vita e so quanto possa essere decisivo e importante il ruolo della consigliera nazionale di parità. Quindi spero di non farle un cattivo favore dicendo a noi tutti i colleghi sfruttiamo la consigliera nazionale di parità. Grazie al team che ha condotto l'indagine, grazie a tutti i colleghi che hanno partecipato rispondendo al questionario. Io so quanto sia difficile per ciascuno di voi trovare il tempo, in termini di attenzione e di concentrazione mentale per rispondere a tutta una serie di informazioni e di questionari che l'amministrazione vi somministra, però, stiamo cercando, tra l'altro, nel gruppo semplificazione che nei prossimi giorni, tra virgolette, lancerò allo sbaraglio, che avrà un compito un po' ampio di semplificare tutte le azioni amministrative. Una delle idee è proprio quella anche di semplificare tutti i requisiti, tutta la parte amministrativa che chiediamo ai colleghi. Vediamo se riusciamo ancora di più a somministrare poche richieste di informazioni e a ottenere la massima diffusione di queste informazioni. Quindi grazie a tutti voi, sia perché è grazie a voi che il processo in qualche modo ha avuto lo start-up. Mi auguro che continui a essere un processo virtuoso per migliorare l'amministrazione e attraverso il miglioramento dell'amministrazione il miglioramento della vita lavorativa di ciascuno di noi all'interno dell'istituto. Grazie ancora e buon lavoro.